cosa mi è venuto in mente quando ho comprato questa lampadina che avrebbe dovuto essere scenica. Non fa un cazzo di luce, ragazzi, zero. Vloggino notturno, però fatemi sistemare un cuscino dietro la schiena per essere un po' più comodo. Per dirla tutta, pensavo di registrare un vlog domani, però essendo reduce da una serie di turni notturni, come spesso accade, sono scombussolato, parecchio scombussolato. I miei ritmi di vita sono completamente fottuti, tanto per essere chiari, sono le 3 del mattino e questo è il mio stato. Non bello, ma il punto è che sono pimpante, non riesco a prendere sonno, così ho pensato di accendere la fotocamera per chiacchierare, per dialogare un po' con voi, in particolare di due tematiche, due argomenti sicuramente attuali, fin troppo, che però, a seconda di come li si vuole affrontare, questi argomenti intendo, possono risultare simpatici, freschi, divertenti, leggeri, oppure snervanti, pesanti, profondi anche se vogliamo, dipende, tutto dall'approccio. Noi adotteremo, o quantomeno io adotterò un approccio nella media, poi insomma fate un po' voi. Dunque inizierei a parlare di un qualcosa di cui sicuramente avrete sentito parlare in questi giorni e probabilmente non ne potrete più. Non so quanto possa riguardarvi, teoricamente riguarda un po' tutti, però anche lì è sempre una questione di percezione, che in quanto tale è soggettiva, una questione di prospettiva, anzi di prospettive, direi. Parliamo del Natale, o quantomeno di questo Natale Covid. Allora, vi dico la verità, io sono. Lo dico col sorriso perché ultimamente sto prendendo la vita un po' così. Vi dico la verità, io sono giorni, forse più di una settimana, che non tanto dalle persone che ho intorno, anzi per nulla dalle persone che ho intorno, ma ogni volta che accendo la TV o la radio, cose che accadono quasi sempre per sbaglio, mi sento dire in continuazione che ci sono persone preoccupate del fatto che a questo Natale non potranno fare il pranzo, fare il cenone con i parenti. Persone estremamente preoccupate, rammaricate dal fatto che non potranno festeggiare Capodanno, che non potranno fare il cenone di Capodanno, ma in particolare sembra che ci sia questo dramma del pranzo di Natale, che come sapete, non a causa delle restrizioni, non sarà possibile fare non liberamente, non semplicemente, insomma, come di solito molte persone usano fare in questo periodo per le festività. E vi spiego perché sono perplesso. Perché vivendo la situazione che sto vivendo, anzi che tutti stiamo vivendo, una situazione drammatica, forse non tutti hanno chiaro quanto sia drammatica la situazione attuale, quanto questa pandemia non solo stia avendo delle conseguenze sul presente, ma di quanto queste conseguenze saranno anche pregnanti nel futuro, perché non si tornerà mai più indietro. Cioè, non so se questo è chiaro, adesso al di là di questi mesi, seconda ondata, terza ondata, picco, non picco, vaccino, al di là di come andranno i prossimi eventi, non si tornerà mai più indietro. Cioè, non so se è chiaro a tutti, ok? Cioè, il futuro che ci aspetta è qualcosa di ignoto. Ecco. Sapendo questo, vivendo questo e dando per scontato che tutti siano consapevoli di questo, e forse è questo il mio errore, ve lo anticipo, a me sembra surreale pensare che ci sia qualcuno che davvero si preoccupa del pranzo di Natale. Perché, voglio dire, in ospedale ci sono persone che stanno morendo. E queste persone hanno dei parenti che stanno soffrendo per le loro perdite. Ci sono persone che a Natale saranno ricoverate in ospedale. Io a Natale lavorerò, già lo so. E non mi ritengo sfortunato per questo, perché, ripeto, più sfortunato di me è chi a Natale sarà in ospedale non per lavoro, ma in regime di ricovero. Sfortunati saranno i parenti di queste persone, che non potranno venire a visitare i loro cari in ospedale, perché ovviamente non è possibile. Per non parlare di tutte le altre problematiche correlate. La scuola. Mia cugina ha cominciato quest'anno le superiori e non sta andando a scuola perché non è possibile.
L'anno scorso si è diplomata al diploma della scuola media, si è diplomata online, non ha frequentato gli ultimi 6-7 mesi di scuola. Anche questo è un risvolto inedito per quanto riguarda la formazione, ma anche la vita sociale degli adolescenti. Io sono seriamente preoccupato di questo e sono sicuro di non essere l'unico. Non so che cosa accadrà nel futuro anche da questo punto di vista. Ora, insomma, non vorrei fare un elenco di tutte le conseguenze sociali e non che al di là dell'aspetto sanitario questa pandemia sta avendo, perché non voglio che diventi un video di quel tipo, e comunque sono cose che tutti sappiamo, che dovremmo sapere, o che quantomeno dovremmo aver già dovuto prendere in considerazione. Quindi non voglio tanto parlare di questo, però voglio dire, mi sembra che le problematiche siano ben altre, e quindi mi domando, arriviamo al punto, ma queste persone preoccupate del pranzo di Natale esistono veramente? Perché io non ne conosco nessuna, vi dico la verità. Oppure sono il parto perverso e malato di una fake news, di una falsa notizia, di una non notizia partorita dai media, come al solito per distrarci da quelli che sono i veri problemi, per focalizzare la nostra attenzione sull'effimero, magari anche con una finalità positiva. Il creare falsi problemi a volte può essere un modo per proteggere, forse per distogliere un po', per far dimenticare quelli che sono i reali problemi, perché può essere forse distruttivo per alcune menti pensare sempre solo a quanto faccia cagare la realtà. Non lo so quale sia il fine, ma la mia domanda è questa: esistono veramente, cioè voi ne conoscete persone preoccupate per il Natale, oppure è una stronzata? Perché io, essendo che non ne conosco di queste persone, non ho mai incontrate, non ho mai sentito parlare nella mia quotidianità, e siccome mi sembrerebbe assurdo esistessero, sarei portato a pensare che in realtà non esistano. Però non lo so, cioè l'insistenza con cui ne sento parlare in televisione e nella radio mi ha fatto venire il dubbio. Ora io vi chiedo, voi siete Già, a voi sembra che sia veramente un problema il pranzo di Natale? Il fatto che lo si potrà o non lo si potrà fare? Il cenone di Capodanno? Cioè, secondo voi è un problema per voi? Oppure secondo voi è sensato che per qualcuno sia un problema? Cioè, esistono queste persone? Oppure è una stronzata? È una stronzata dei media? Non lo so. Fa riflettere comunque. Fa riflettere perché se queste persone veramente esistono, o sono le più egoiste alle quali si possa pensare, e non posso pensare che esista veramente qualcuno di così egoista, oppure semplicemente sono sconnesse dalla realtà. Forse hanno la fortuna di non aver mai vissuto il Covid in prima persona. Magari non si sono mai ammalate, non ancora. Magari nessuno dei loro cari si è ammalato, nessuno dei loro amici, magari non hanno mai vissuto in prima persona le conseguenze del Covid, magari si sono informate poco, magari per loro il Covid è semplicemente un qualcosa che forse esiste, forse no, ma è una menata girare con queste mascherine, un cazzo che palle. Magari loro hanno questa visione estremamente superficiale, falsata, basata sull'ignoranza, sull'indifferenza, sull'egoismo, e quindi per loro effettivamente il non poter effettuare il pranzo di Natale è un problema concreto, reale, del quale lamentarsi. Esistono queste persone? Fatemelo sapere. Il secondo argomento del quale vorrei parlarvi, più che argomento, forse dovrei dire spunto, è sicuramente più leggero, ma forse anche più snervante rispetto al primo. Dipende, è sempre una questione di prospettive. Vorrei parlarvi del fenomeno degli scalper, o fenomeno dello scalping, se preferite. Non so se abbiate dimestichezza con questa terminologia. Sinceramente ammetto che fino a qualche settimana fa non avevo mai sentito parlare di scalper, non sapevo cosa o chi fossero. Ora ve lo spiego, però piccola premessa, perché vorrei parlarvene in funzione al lancio di PlayStation 5. Credo che tutti sappiate che cos'è una PlayStation. PlayStation 5 è l'ultimo modello lanciato sul mercato da Sony il 19 o 17 novembre, non ricordo, in Europa, negli Stati Uniti e in Giappone, mi pare che il lancio sia avvenuto una settimana prima. A causa soprattutto del Covid,
È al momento impossibile acquistare una PlayStation 5. Intendo dire che la produzione della stessa è stata pesantemente rallentata. La Sony è riuscita a produrre e distribuire molte meno PlayStation 5 di quello che avrebbe voluto o potuto in altre condizioni. Di conseguenza, pochissime persone sono riuscite ad acquistarla. Pochissime persone al momento dispongono di PlayStation 5. Volendo tirare una cifra a caso, ma così giusto per darvi un'idea, dei grandi numeri, direi che su 30 persone che avrebbero voluto acquistarla, al momento soltanto 2-3 sono riuscite a procurarsene una, per farvi capire. La PlayStation 5 è diventata assolutamente indisponibile, introvabile, si è esaurita a pochi minuti, direi, dal suo lancio. Anzi, direi a pochi minuti dal suo annuncio. Annuncio avvenuto a settembre, non ricordo il giorno. In pochi minuti il numero di preordini ha raggiunto delle cifre tali da renderla praticamente esaurita fin da subito, tant'è che, a meno che non siate per quei pochi che avevano preordinato PlayStation 5, a pochi minuti, a poche ore dal suo lancio, molto difficilmente ora sarete fra quelli che hanno una PlayStation 5 a casa vostra, a meno che non siate degli scalper, e ora ci arriviamo. Ora, l'Italia è un discorso a parte, perché per motivazioni di sicurezza la Sony, ha reso impossibile acquistare PlayStation 5 nei negozi fisici. Era possibile acquistarla soltanto online. E a dire la verità, al di là dei preordini, alcuni store, come ad esempio Euronics, Amazon, hanno il giorno del lancio e anche in giornate successive reso disponibili delle PlayStation 5, delle PlayStation 5 non prenotate e quindi acquistabili da chiunque. Chiunque teoricamente in quei giorni avrebbe potuto collegarsi e effettuare l'acquisto. E io, come molti altri, ci ho provato, se non fosse che in pochi minuti, anzi in pochi secondi, le PlayStation 5 rese disponibili sono scomparse. Ora, per darvi un'idea, non ricordo quale giorno, ipotizziamo che fosse il 28 novembre. Non era il 28 novembre, ma facciamo finta, ipotizziamo. Euronics aveva dichiarato che durante la mattinata avrebbe reso disponibili delle PlayStation 5 non prenotate. Io, volendo assolutamente procurarmene una quella mattina, io, così come molte altre persone, mi sono attaccato al computer e ho continuato a refreshare la pagina web tipo 50 volte al minuto, sperando di vedere scritto che apparisse la scritta PlayStation 5 disponibile, così da portare a termine l'ordine in pochi istanti. Ero già loggato su PayPal, avevo già inserito i dati, cioè proprio sarebbero bastati 3-4 secondi per fare i clic necessari a portare a termine l'ordine. Il problema è che io la PlayStation 5 non l'ho mai vista comparire, cioè non ho mai letto la scritta disponibile, non perché Euronics abbia mentito e non l'abbia di fatto resa disponibile, ma perché gli scalper hanno fatto prima. Chi sono gli scalper? Gli scalper sono delle persone che comprano un prodotto, in questo caso PlayStation 5, per poi rimetterlo sul mercato, rivenderlo a un prezzo molto più alto. Si tratta insomma di un fenomeno speculativo, un fenomeno di lucro. Compro un qualcosa di molto ambito, un qualcosa che molte persone sarebbero disposte a comprare, un qualcosa che magari ha anche una disponibilità scarsa, rara sul mercato, e poi la rivende a un prezzo più alto, contando sul fatto che ci saranno persone che vorranno così tanto quel prodotto che, anziché aspettare, saranno disposti a pagarlo di più, molto di più, anche più del doppio. E per quanto sia un fenomeno abbastanza disgustoso, diciamo, cioè un po' ambiguo, non è illegale, cioè tu puoi comprare qualcosa e rivenderlo al prezzo che vuoi, fin tanto che qualcuno è disposto ad acquistarlo. Allora, qual è il problema? Perché li stiamo chiamando scalper? Perché il modo con cui queste persone sono riuscite ad acquistare PlayStation 5, in questo caso, per poi rivenderlo, ecco, è un po' borderline. Ci sono, dovete sapere, dei programmi, dei bot, non so quanto costino, non so bene come funzionino, non so come sia possibile procurarseli, ma so per certo che gli scalper li usano. Questi programmi, questi software, chiamati bot, sono in grado di refreshare una pagina web ed interagire con essa,
anche ai fini quindi di portare a termine un acquisto, con una velocità che per un umano è assolutamente impossibile. Cioè, se una persona, diciamo, molto veloce e reattiva può refreshare una pagina web, ipotizziamo 55 volte in un minuto, questi bot riescono a farlo magari 2000 volte in un minuto. E sono molto più veloci di voi a cliccare sul tastino necessario per mettere nel carrello un prodotto, ordinarlo, confermare l'acquisto, inserire i dati PayPal. Quindi quello che è successo è che tutte le PlayStation 5 messe a disposizione su Amazon, su Euronics, o quasi tutte quantomeno, sono state acquistate non da delle persone effettivamente interessate a procurarsi PlayStation 5, ma da questi scalper che poi le hanno immediatamente rimesse in vendita a dei prezzi esorbitanti su eBay o insomma altrove. Già questo è abbastanza snervante perché insomma ti vedi praticamente rubare un qualcosa che poi ti viene rivenduto o di cui ti viene riproposta la vendita pochi minuti dopo a dei prezzi allucinanti. Ma a rendere il tutto ancora più snervante c'è il fatto che alcuni di questi scalper hanno messo le loro foto su Instagram, foto nelle loro stanze circondate da pareti, sottolineo pareti, di scatoloni di PlayStation 5. Giusto per dimostrare che se tu, povero stronzo, che volevi comprare una PlayStation 5 per tuo figlio, per te stesso per Natale, non ci sei riuscito, invece guarda un po', ne ho una stanza piena di PlayStation 5 che io rivenderò a dei prezzi esorbitanti e questo è il mio lavoro. Guarda un po', quanto sei stronzo, tu che vai a lavorare 8 ore al giorno non hai capito un cazzo della vita, dovevi rubare, cioè rubare tra virgolette, PlayStation 5 e rivenderla a questo modo. Immagino che queste persone facciano lo stesso un po' con tutti i prodotti particolarmente ambiti, con gli iPhone, non lo so. Devo dire, oltre che irritarmi un poco, questa cosa mi ha scioccato, perché un fenomeno del genere, con questa portata, no, non lo avevo mai visto. In più, c'è anche un altro fenomeno del quale vorrei parlarvi, sempre legato al PlayStation 5. Intanto fatemi sapere che cosa ne pensate voi di questa cosa, se anche voi ci siete passati, se anche voi aveste voluto acquistare una PlayStation 5 e non ci siete riusciti e sapevate che la colpa era in gran parte degli scalper. Cosa ne pensate voi di questi scalper? Cioè, ma per me non lo so. Cioè, una cosa che capisco che legalmente non possa essere attaccata, però cioè, è veramente disgustosa. E mi viene da dirlo con un sorriso perché ora sto pensando in particolare a una foto di un tizio messo lì come un coglione con un sorriso da ebete. E dietro una parete piena di scatoloni pieni di PlayStation 5. Non posso dirvi il numero di insulti che ha ricevuto su Instagram, ma è ovvio che questa persona abbia postato questa foto aspettandosi di ricevere un mare di insulti, che infatti è quello che è successo. Sempre un fenomeno sempre legato a questo è stata la reazione della community, perché ovviamente Sony, ancora prima che PlayStation 5 uscisse, ha inviato svariate PlayStation 5 in omaggio, gratis, agli influencer, no? Come spesso accade, un po' in tutti i mercati. Per cui, poco prima dell'uscita, svariati influencer, anche italiani, hanno con orgoglio mostrato le loro PlayStation 5. Ora, voi sapete che lo scopo degli influencer dovrebbe anche essere quello di invogliare le persone all'acquisto di un qualcosa, in questo caso invogliare le persone all'acquisto di PlayStation 5. Ma di fatto acquistare PlayStation 5 è impossibile. Da qui la reazione di parte della community che ha attribuito la colpa dell'indisponibilità di PlayStation 5 agli influencer. Ci sono persone che se ne sono uscite con frasi del tipo: ecco, se non posso comprare la PlayStation 5 è perché Sony l'ha mandata gratis agli influencer. Ora, ovviamente questa è una cazzata perché parlando di grandi numeri, non sono certamente quelle decine di copie inviate agli influencer che fanno sì che tu non possa comprarla, cioè ovviamente no, e poi comunque è normale che Sony, così come tutte le grandi case produttrici, riservi una quantità dei propri prodotti da mandare in omaggio a fini pubblicitari poi, no? Però al tempo stesso capisco la reazione perché è la stessa reazione che ho avuto anch'io. Cioè, ti vedi sbattere in faccia questa cazzo di PlayStation 5 da chiunque, cioè, o meglio, da un sacco di influencer, e tu non avresti neanche bisogno di essere influenzato, perché magari avresti voluto acquistarla a prescindere, e di fatto non puoi. Cioè, capisco la frustrazione, perché è un po' una presa per il culo, no? Ti vedi sbattere in faccia un qualcosa, vieni invogliato continuamente a volerla, a possederla, e di fatto non la puoi possedere, non la puoi comprare. È fastidioso.
È fastidioso, non lo negherò, sto rosicando perché avrei voluto passare non solo il Natale, ma queste settimane a giocare a Demon's Souls, il remake su PlayStation 5, così da distrarmi anche un po' da quella che è la mia realtà, lo sapete, lavoro in ospedale con pazienti Covid, insomma, è una situazione a cui ormai mi sto abituando, mi sono già abituato, ma comunque è pesante, non posso dirvi che sia simpatico il mio lavoro, non lo è per niente, non posso dirvi che sia leggero, non lo è per niente, tutt'altro. È emotivamente impattante, fisicamente massacrante, per cui mi sarebbe piaciuto potermi distrarre, mi sarebbe piaciuto alleggerirmi le giornate giocando al remake di Demon's Souls, disponibile unicamente su PS5, e non lo posso fare, non lo posso fare grazie agli scalper, grazie al coronavirus, è fastidioso. È fastidioso e vorrei sapere che cosa ne pensate voi di tutto questo. Quindi, ora io andrò a farmi una camomilla, e a bere qualcosa, oltre alla camomilla, perché mi basta parlare qualche minuto per disidratarmi, cioè sento la gola secca. E poi provare a dormire, ragazzi. Magari monterò già anche il video, chi lo sa. Comunque, come sempre, aspetto i vostri commenti.